Grazie. È il primo esperimento di questo tipo. Qui siamo a Milano, al Centro Filologico, un bellissimo posto, poi lo vedrete meglio, legno, vetro, speriamo non piova, perché se piove è un disastro dal punto di vista acustico, ma non pioverà. E, la novità vera è che Gerardo Colombo, sapete, di questi incontri ne fa circa 300 all'anno da 7 anni, 6-7 anni, quindi ne fa tantissimi, ma tutti dal vivo, nelle scuole, forse qualcuno di voi l'avrà già incontrato qualche volta. Questa è la prima volta invece che si fa questa diretta televisiva. Ho dei dati che, proprio per fare gasarci un pochino, vale la pena dirlo. Allora, siamo collegati con 78 cinema in tutta Italia, hanno aderito a questa iniziativa 169 istituti superiori, di 18 regioni su 20. Mi chiederete quali sono le due che non hanno aderito, non si dice mai quelle che non hanno aderito, però vi dico che c'è Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Umbria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Chi manca non lo so. Classico. Posso togliermi la giacca, non mi dà fastidio? Posso togliermi il maglione? E quindi il passato, quanto attrito fa rispetto alla andare verso idee nuove. E allora noi è strano, perché noi abbiamo una Costituzione. Il 2 giugno del 1946, oltre al referendum, attraverso la quale i cittadini italiani hanno deciso se vivere in una repubblica o in una monarchia, gli italiani, le italiane e gli italiani hanno scelto coloro che avrebbero scritto la Costituzione. Ci hanno messo un anno e mezzo circa, questi signori, erano più di 500. E poi alla fine l'hanno scritta e hanno rovesciato il modo di stare insieme. Posso provocarti? Ma sì, dai. Fai. No, davvero? Sì. No, sì. No, una provocazione. Correggimi se sbaglio, ci dando il tu perché come se ci conoscessimo. Dalle cose che dici sembrerebbe che ci fosse un prima e un dopo Costituzione italiana, un primo tutto disastroso, società verticale, dalla Costituzione italiana in poi tutto rose e fiori. Io volevo, a mo' di provocazione, leggere una lettera che è del 1965, quindi dopo la Costituzione italiana, ed è quando tu facevi l'asilo, quegli anni lì. No, di microfono, se no non so. Posso togliermi anche il goffo? Giuro che poi non mi tocco più niente, Posso? Grazie. Perché sembra tutto stai portandoci in un discorso che tutte le belle le regole, soprattutto quelle dopo la Costituzione, che e quando ci sono regole non belle cosa si può fare? Questa è una lettera di Don Milani ai cappellani militari del febbraio del 1965. Diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati, parla ai cappellani militari, L'obbedienza ad ogni costo? E se l'ordine era il bombardamento dei civili? Un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme? L'uso delle armi atomiche, chimiche, la tortura, l'esecuzione degli ostaggi, la decimazione, l'ordine di un ufficiale ribelle al popolo sovrano? Eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi, o avete mentito o avete taciuto, parla ai cappellani militari. O volete farci credere che anche volta a volta avete detto la verità in faccia ai vostri superiori sfidando la prigione o la morte? Se siete ancora vivi e graduati, è segno che non avete mai obiettato a nulla. L'obiezione in questi 100 anni di storia, i soldati l'hanno conosciuta troppo poco. L'obbedienza, per disgrazia loro e del mondo, l'hanno conosciuta anche troppo. A Norimberga e a Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano obbedito. L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire perché c'è una legge che gli uomini forse non hanno ben scritta nei loro codici, ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la chiama legge della coscienza. Quelli che non credono né all'una né all'altra non sono che un'infima minoranza malata, sono i cultori dell'obbedienza cieca. Ecco, per queste parole, se ricordo bene, Don Milani subì un processo, le imputazioni furono incitamento alla diserzione e incitamento alla disobbedienza militare.
Quindi stiamo parlando di una doppia infrazione, l'incitamento a trasgredire e la trasgressione in quanto tale. Due comportamenti fuori dalle regole. E cosa abbiamo qui? Abbiamo un generale che impone un comportamento, una regola, abbiamo un soldato che questa regola rispetta, abbiamo un altro soldato che disobbedisce e per questo viene punito. E abbiamo anche un prete, vale a dire un discepolo, un uomo che si muove dentro un sistema di regole che se possibile è più alto, più ampio, pronto ad affermare che l'obbedienza, appunto, non è più una virtù nel 1965. In definitiva, caro Colombo, abbiamo una domanda. Cosa ce ne facciamo delle leggi che stanno nel nostro cuore quando il nostro cuore non segue la legge? Grazie, è molto interessante. Avete seguito? Don Milano. Uno dice, la disobbedienza civile è una strada per farsi sentire? Levi Ponti di Milano-Venezia. Adesso arrivo a quello. Scusa. Primo aspetto. No, ma ci arrivo, grazie. Dammi un 5 anche tu. Allora, ma io credo che quando esistono determinate condizioni sia non soltanto possibile, ma addirittura, a mio parere, necessario non rispettare una legge. È quando esistono le condizioni. Per esempio, voi sapete che nel 1938 in Italia sono state introdotte le leggi razziali, lo sapete? E sapete, si chiamano leggi razziali perché erano più d'una. E quindi c'era quella che diceva che i bambini ebrei non potevano andare a scuola, che gli adulti ebrei non potevano insegnare, non potevano insegnare a scuola, nell'università, non potevano far parte, lavorare nella pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Gli italiani quelle leggi, quasi tutti, poi qualcuno... no, ma quasi tutti le hanno rispettate. Ma secondo voi sarebbe stato bene, sarebbe stato giusto, avrebbero dovuto gli italiani rispettarle oppure no quelle leggi? Non avrei perso il filo. Mi dia un 5, ora di incoraggiamento. Sapete che a Cagliari, poi c'è una scuola di Cagliari, mi hanno insegnato, non so se sia vero, ma a Cagliari si usa fare così, poi così, e poi così, che è una cosa secondo me bellissima. Ma quali sono le condizioni e i requisiti per cui si può dire no? Disobbedienza civile, disobbedienza civile. Io ho la mia regoletta. Tutte le volte in cui una legge incide profondamente in senso negativo sui diritti fondamentali, effettivamente fondamentali di una persona, uno. Cioè deve essere una legge che danneggia e danneggia sostanzialmente i diritti più fondamentali di una persona. Uno. Due. Non esistono possibilità lecite di cambiarla. Due. Tre. Ci si assume la responsabilità della violazione. Cioè quei ragazzi che dicevano io non faccio il servizio militare andavano in carcere. Non è che usavano dei sotterfugi per evitare. Si prendevano la loro responsabilità della violazione. Vabbè. In una situazione del genere io credo che delle volte sia addirittura doveroso. Stai già rispondendo ad alcune domande. Uno chiede, la disobbedienza civile è una strada per farsi sentire? Io credo di sì. Purché, attenzione, ci si... Perché non si tratti di una cosa che dice, ah no, io non voglio mettere, lì c'è un divieto di sosta che non va bene, allora faccio... No. Ma voi pensate che le leggi siano effettive soltanto perché vengono scritte? Ma non aspettate. Perché una legge, perché una Costituzione sia effettiva, è necessario che sia rispettata. Cioè, dico, guardiamoci un pochino. Perché la Costituzione si realizzi è necessario che noi, il nostro comportamento quotidiano, sia coerente con la Costituzione. Almeno sotto il profilo delle intenzioni, poi qualche volta qualcuno può anche sbagliarsi. Ma non che sia un metodo. Ma deve essere un'eccezione della quale... Ci vergogniamo. Dalla quale si prendono le distanze. Sarebbe meglio che non ci fosse mai... Ma potrebbe non esserci mai, soltanto nel momento in cui si fosse capito che a scuola si va per diventare liberi. Ragion per cui, se uno si scarica la versione, si fa i trabocchetti per conto suo, si mette gli ostacoli. Sulla strada verso la sua libertà si mette gli ostacoli. Si impedisce di diventare libero. Ma avete detto tutti prima che, come vi piace essere liberi.
E allora è meglio subire piuttosto che turbarci la vita. Scusa, a proposito, sì, ti sei fermato, ci sono molte, molte sulla Costituzione, a Casaccio te ne leggo qualcuna, sì, dice, ma secondo lei la Costituzione andrebbe modificata da Roma? Un altro dice, oggi si parla di riformare la Costituzione secondo le nuove esigenze storico-politiche, altri invece la definiscono un attentato alla Costituzione e sorgono movimenti che la difendono. Secondo lei chi ha ragione? Io credo che noi progressivamente andiamo, magari mi sbaglio, con delle ricadute terribili, perché il nazismo è di... Dietro le nostre spalle, appena appena, se consideriamo la storia dell'uomo. Io credo che noi, quanto più ci riconosciamo reciprocamente, tanto più andiamo verso una stessa concezione, no? Di giustizia e si spera anche di diritto. No, ce ne sono tantissime riguardo alla magistratura, domande. No, ce n'è una invece più generale che però mi curiosisce, sì, tanto. Quindi, dice questo, la parola libertà che significa? Questa. Bello, bellissima questa domanda. Quindi, parola... ma inizia così, quindi? Sì, è bellissima. La parola, che cosa vuol dire libertà? Qui così ci vai via un quarto d'ora però. E forse anche di più. Che cosa vuol dire libertà? Noi l'abbiamo identificata come capacità di scegliere. Ma questa capacità di scegliere ha in qualche misura un quadro oppure no? Perché non sempre noi ci rendiamo conto di essere umani, di essere esseri umani. E abbiamo un pochino delle sindromi d'onnipotenza. Mm-hmm. Attenzione, non soltanto c'è questa cornice dipendente dall'essere umano, c'è la cornice ulteriore dipendente dal fatto che l'essere umano è un animale sociale socievole. Noi stiamo insieme agli altri, generalmente parlando. È raro che una persona voglia vivere completamente fuori dai rapporti con gli altri. E allora la nostra libertà si inquadra non soltanto nel fatto di essere umani, ma anche nel fatto di essere sociali e socievoli. Voglio dire che le libertà allora diventano non alternative tra una persona e l'altra, ma concorrenti. E quindi che cosa vuol dire libertà? Vuol dire riconoscimento di spazio di decisione, spazio di scelta analogo per tutti. Passa qualche decennio, quel che prima era giusto, torturare le persone, è diventato ingiusto. E qui bisogna vedere se il ragazzo, la persona che ha fatto la domanda, pensa che sia un progresso passare dalla tortura al carcere. Secondo me sarebbe un progresso ulteriore passare a qualche cosa di diverso dal carcere. E siamo in cammino. Se passare dalla tortura al carcere, riconoscere cioè che l'inviolabilità della persona fisica è un progresso, e allora non è che abbiamo tanto da scoraggiarci sulla natura umana, perché camminiamo e ci muoviamo. Sei ottimista, insomma. Eh sì, molto, se no non sarei qui. Lo so. Mancano 7 minuti, quindi sì, intanto faccio subito i ringraziamenti di rito che ci vogliono, così se poi ci tagliano li abbiamo fatti. Dobbiamo ringraziare il Comune di Milano e in particolare l'assessorato all'educazione e all'istruzione, l'assessore Francesco Cappelli, che ha aiutato molto per questa cosa. Per l'ospitalità, l'abbiamo già detto, lo ricordiamo, il Circolo Filologico Milanese. E per l'organizzazione di questo evento, l'Associazione sulle Regole, esiste anche un sito bellissimo, l'Associazione sulle Regole, che appoggia Gerardo in tutte queste cose che fa, e anche l'agenzia Unisona, che ha ideato e prodotto questa prima edizione, spero che ce ne saranno delle altre. E però ti raccolgo 2 o 3 domande finali. Un attimo, sì, ci siamo, ringrazio anch'io, volevo ringraziare, oltre a tutti i ragazzi, questi e quelli che stanno altrove, e io volevo ringraziare anche gli insegnanti, i dirigenti scolastici, anche perché a me viene un po' da... Viene un po' da sottolineare, no? Gli aspetti per cui la scuola non funziona come secondo me dovrebbe, e io li prego molto di non prendere queste mie parole come una critica, quanto piuttosto come un incitamento a andare anche nella scuola verso la realizzazione effettiva e completa della Costituzione.
Io credo che anche gli insegnanti abbiano bisogno d'aiuto. Ce l'avete voi, bisogno d'aiuto, ma ce l'hanno anche loro. E se si riuscisse a mettersi insieme, si riuscirebbe a procedere molto meglio. Uno dice, cosa si aspetta da noi giovani? E dopo gli incontri da Isernia con i giovani di tutta Italia, cosa è cambiato nella sua percezione del mondo? Quale aspetto invece è stato confermato con forza maggiore? Insomma, cosa le hanno dato, fatto capire e stimolato i nostri colleghi di altre scuole? A te le conclusioni, hai due minuti e mezzo. Rapidissimamente, allora, io ricevo moltissimo da voi, tutte le volte che vi incontro, perché vedete che interagiamo, no? È sempre un passino in più. Io ho cominciato a fare incontri quando ancora facevo il magistrato, stavo seduto lì dietro. Ci è voluto un pochino di tempo per capire da parte mia che dovevo venire davanti. Per esempio, siamo qua tutti attenti, noi, voi, loro. Cioè, stiamo lavorando insieme, c'è un coinvolgimento effettivo. Direi, oserei dire che riusciamo a capirci, che è il primo punto, no? Il primo livello per riuscire poi a fare della strada insieme. Possiamo, per esempio, la Costituzione prima di tutto leggerla. E poi in secondo luogo capirla. E in terzo luogo metterla in pratica noi. Non esercitare quello sport nazionale che consiste nel dare la colpa agli altri, no? Vedere noi che cosa facciamo e che cosa no, per fare in modo che la libertà sia inviolabile per tutti e l'Italia sia effettivamente una repubblica e una democrazia nella quale chiunque è degno e nella quale le sue personali differenze, perché siamo tutti diversi, non siano causa di discriminazione, per cui tutti noi abbiamo analoghe possibilità e opportunità rispetto a quelle degli altri. È scaduto il tempo. Mancano 15 secondi, mi sta facendo dei segni. 14, 13, 12. Ringraziamo Gherardo. Anch'io voglio ringraziare qui voi, quelli che ci hanno seguito, i 14.000, gli insegnanti, giustamente, come diceva anche Gerardo, cioè quelli che sono qui sono tra ovviamente i più sensibili, quindi un particolare ringraziamento direi, no? Ai dirigenti scolastici, non vogliono essere chiamati presidi, mi hanno detto che si offendono. Dipende, qualcuno sì, qualcuno no, dipende.